Vediamo, vediamo. Ok. Vediamo, vediamo. Allora. Dai! E si inizia la top 8 di questo Mortal Clash 3 con Rob Ridley. Ok. Va bene. Ok. Fa ridere, tutti che poi Rob Ridley, va bene. Sì, sembra il circo un po'. Allora, però... un PG che vedi moltissimo in Italia, un PG che vedi solo a Salerno. Sì, beh, sono cose che vedi nella savana. Sì, praticamente, che è Salerno. Esatto. Comunque, torniamo seri. Sì, secondo me è molto valido il discorso di prima sul fatto che a Gentleman piace molto stare a ledge quando recupera perché cerca reversal, cerca tanti reversal. Rob può abusare... è la sua specialità. È vero, Rob può abusare tantissimo questa cosa, dipende da quanto è consistente con le 0-2. Sì. Anche se... anche senza abusare questa cosa, il fatto che tu devi stare attaccato al gyro. Atto. Atto. Devi avere gestito il fatto che non puoi fare il reversal che vuoi, bel ma movement. Puoi tirare i calcioni che vuoi. Bel movement, però arriva il backair di Ridley che prende subito la stock. Non entra secondo round tilt che avrebbe confermato in una grab. Ok, qua Nair priglia anche il gyro. Vediamo come stende. Un altro Nair, la B. Oh, bravo, okay. Però qui che con l'hitbox. Buonissimo. Lunghe della recuperare un mostro. Della Pair. Un mostro a recuperare. La Pair sì. Che prende la stock, non prende la massa stock. Massa a fare DI. Questa è la buonissimo. Differenza tra una buona DI. Buonissimo. Lascia attack, ottima sì. Burst option. In ok, oh no. Quello no però. In questo matchup l'uso di dash attack di Ridley. Ok, sì. Per un secondo era riuscito a evitare bene il 6B. È enorme, Ridley è enorme. Sì. Oh no. Ok, no, se l'ha evitato. Oh. Un altro, oh no. Ok, ha sbagliato però la confirma qua. Ottima DI. Oh. Non deve saltare, bravissimo. Oh, perché, no. Allora... oh mamma mia. Bravo qua, allora, che però recupero. Quando Ridley fa side B e team and off stage si crea un 50-50 molto interessante. Sì. Perché sopravvivi in base al PG, perché tipo Rob, ok, lì non devi saltare appena esci dall'Itsu. Perché se salti, Ridley in automatico fa nair, Gentleman lo fa sempre. Questo vuol dire ti gimpa, nel caso di Rob non penso tu muoia, ma nel caso di altri personaggi è la madonna, hai visto il knockback di quell'è? L'ho visto, mamma mia. Ok, la prova qui. Sempre. Ma tua pietata, bello però. Arriverà al fair? No. Oh, una donna. Io mi aspettavo una B Ridley. Sì, pure io. Ma ci sta, perché giustamente ha il vantaggio contro Rob. Orca vacca. Le hitbox di questo gioco. Arriverà la Ptit. Arriverà la Ptit e la Pair che non prenderà la stock, ma sono danni. Oh, mia, quel Bear. Oh, ok, qua è morto. Qua è morto. È morto. Mamma mia, Gentleman, che nonostante un metodo. Ma quando sono top player, sono top player. Poi naturalmente bisogna anche saper giocare con un PG. Anche se Ridley, sì, è un gabinetto. Però lo devi sapere. Devi saperlo sturare. Devi comprare un buon stura lavandini. Esatto. Comunque, primo game molto convincente. Oddio. Molto convincente. Lo stage era sbagliato. Qua? Ah, oh, no, la musica, giustamente. No, la musica. Eh no, sai com'è la priorità? Sì. Ah, è giusto. È canon. Musica canon, ha scelto versus Ridley. È canon. Mi sorprende che non ha scelto Lore Keeper. Ah, ok, no, sta ascoltando musica da telefono. Oh, sta ascoltando Lore Keeper zio da telefono, esatto. Sì, ecco. Sì. L'ha messa per il meme. Ok, game 2 però. Allora, inizia game 2 di nuovo Small. Allora, oh, madonna. Posso capire perché a Vincenzo, Gentleman, va bene andare su Small per un discorso di tech chase. Sì. Perché sei Ridley, dalle plate copri tutto e tech chase non sulle plate, comunque se la cava orca bene, oh mio Dio. Quella... E comunque ha tradato, eccolo l'up smash. Uno degli up smash migliori del gioco per questo. E la per 9% gli bastano. Una stock veramente veloce, peraltro. Mamma mia. Qui la si vede dura per il nostro robottone torinese. Quelli preferito. Sono tutti sì. È assurdo. È arrivata a side B che sarà stock. No, no. Per fortuna Ridley DI alta, buona DI. Però recuperava da lì. No, lì no. Sì. Ha risparmiato tempo, bravo. Sì. È una cosa che molti sottovalutano. Che quando sei sicuro di morire non torni. Ma nel dubbio ha ucciso il gyro lì. Una cosa. Orca vacca! Stavo ai bando, gente. È l'occhio per zigno. Esatto. Comunque sì, una cosa che è molto sottovalutata. Oh, che bello. Oddio, ha coperto bello. Addirittura il salto lì. E nonostante non volesse palesemente coprire il rito jump, ha comunque coperto il rito jump con quelle upper. Ridley non è pronto a Ridley. No, non è assolutamente pronto e si vede. Oddio.
E qua di nuovo ha sempre il vantaggio, cerca il piedone di Ridley. Vuole il tech chase, arriva la perk, non muore. Ma sono danni, ancora una volta, imperterrito. Ha mancato ottimo qui. Ottimo piazzamento del gyro, bravissimo. Una cosa che stavo pensando è che per facilitarti due frame. Ah, qua ha cercato. Solo 4 si è meritato, purtroppo. Ha cercato... Stavo per dire, sto vedendo tante interazioni ad alto livello. Stavi dicendo che abbiamo visto il reverso avvicinato di un bidone. Comunque, devo dire, tornando al discorso di prima, ho preferito finire di cassare il game prima. Una cosa che è molto sottovalutata, ma che Gentleman ha fatto e dimostra il livello del player, è fare SD anziché provare a recuperare quando sai per certo che non... È una cosa che non... Davvero, è una cosa che non considera nessuno, però è un metodo in più. Magari varia da persona a persona se è utile o no, certo, però è un metodo che ti aiuta a mantenere il momentum e sprecare meno tempo possibile. Cioè, anche il fare SD in certe situazioni può aiutarti. Se sei un giocatore che se la vuole prendere con molta calma, ne approfitta per respirare. Se sei un player che vuole rushare, in quella situazione fai SD. È una piccola cosa. Vorrei dire che sono d'accordo, ma uso entrambi. Ah, è vero, sì, però vabbè, dai, non importa. Non è che avete capito che la gente mi gimpa direttamente. O faccio SD io. Yeah, come fai a gimpare Game & Watch? Quindi, appunto, non lo fai. Comunque, Game 3. Game 3 è molto... molto dominante il nostro... Kalos alla fine. Ah, Kalos, avevo capito. Sì, alla fine sì. Ghermir, ottimo check-up sul salto intanto. Un hit un po' più aggressivo da parte del Diblone, ma forse è semplicemente un di paglia? Forse no. Continua con questo down tilt. Bravo, bravissimo. I Nair che sono sempre un pelo late. È vero. E adesso continua con questo side B. Aggressivo. Orca, vacca, cosa cavolo stavano cercando di fare qua? Sta provando a cucinarlo, basta. Apei rentra, bravi, buonissime conferme. Tra l'altro bravissimo anche con le gentleman nell'awareness del tallare un pelo per evitare... il Nair. Assoluto, assoluto. Questi back air, gentleman con stile versa, li prova sempre. Le palle da bowling. Ridley qui, bravo, bello, qui, bello, bravo. Che si mettesse una bravissimo. Quella qui. Ok, non entra. Oh no, qui è un bruciato bene. Sì. Vedi, sì. Vabbè, lì sì. Ok. E poi c'è anche il discorso che uno dice: Ridley a tre salti può provare a contestare roba che campa in aria, però roba Nair. Vabbè, Nair. Non so neanche se ha un aerial Ridley per contestare il nero Perry. Vero, vero. Ok. Gentleman non usa molto il gyro, però quelle volte che lo usa ne applica davvero un buon utilizzo. Mamma mia, oh bella questa. Prova il secondo fair, lì ci stava. Becker che prende la stock di questo possibile game che chiuderebbe il set con un 3-0 secco. Oh mamma, qui. L'ha salvato! L'ha salvato qui. Bravissimo. Mamma, cosa sta succedendo? Perché non ha preso il board? Sanno qualcosa che noi non sappiamo. Non lo sanno neanche loro. Come Gentleman era tipo, ah ok, voto. Bellissimo, bravissimo a seguire la tech in, non la tecca. Salerno non tecca, signore e signori. Salerno non tecca. Tanto come. Oh, vabbè. We take. E game 3 dominata al rimbalzo di Black. Era finita l'orkeeper Zinnia. Era finita l'orkeeper, è vero. Io ho fatto SD per quello. Io sono senza parole. No, è che era finita l'orkeeper Zinnia dal telefono, quindi la sei dovuta... Hai messo, adesso hai spento, hai tolto la stock per rimetterla. Però attenzione, però... era davvero così finita. Però attenzione a una cosa. Dibble ha vinto. Come si mette sullo chat? Vabbè, non importa. Dibble ha vinto il set contro Zaxian grazie a un Reverse Trio. Questa non era esattamente la win più sudata e volontaria, però chi lo sa, se magari questo potrebbe essere l'inizio di un push di momentum tale per permettergli un Reverse Trio. Sono un po' dubbioso, sai? Pure io, perché è stato quello che è stato sto game, però... Tra l'altro, se guardi gli altri, erano molto dominanti. Questo è stato un po' più even, ma comunque penso che Dibble resti in svantaggio per quanto riguarda il matchup. Tuttavia quello che è importante è che non si è scomposto.
È vero. Ci crede ancora. È vero. E ovviamente regalare un game ti aiuta a crederci, insomma. Chiaro, chiaro, chiaro. Tanto inizia la pressure su scudo di Rob, che okay, però qua viene annullata instant. Si tirano i propri tilt uno dietro l'altro qui. Da un tilt. Sì. Dominante Dibli in questa prima stock. Vedi, ne prende il ledge. Che schifo. Questo Fair ha tentato subito il reversal. Forward air qui. A partire. La madonna. Cioè, ha usato il gyro per aumentare l'hit lag e dare adesso il tempo per il suo F smash. Ma poi quell'F smash. Uno dei migliori F smash del gioco. È safe. Killa a percentuali ridicole. Fa due frame. Sì, pure due frame. Tanto qui il tipo per Lord Keeper aumenta, però. Ha ragione. Perché qua riuscirà. Ok, classico setupino, ottima pazienza. Ridley ha il ledgehang più basso, se non il secondo più basso del gioco, dopo Sonic, alla pari con Sonic. È assurdo. E Ganon, quindi gyro a ledge, attaccato a ledge, non è sto grande threat, possiamo dire in realtà. Ah, io sto lì sempre. Oh madonna. Mista l'up smash. Poi è morto, poi è morto. Electro, up throw. Stock. E Rob. È Rob. Comunque Rob con 80%. Se è un point con il suo prossimo ingresso, pian piano riuscirà ad assottigliare le percentuali. Sì. Però deve trovarlo l'ingresso. Esatto. E soprattutto deve trovarlo tempestivamente. Chiaro. Ok, però qua l'upair, che è un tizio stonte, e sì, un altro upair. Quell'upair ha una hitbox veramente gigantesca. Eppure sì, sì, intangibile sulle ali, se non è sbaglio. Anche intangibile sulle ali, esatto. Esatto. Nel frattempo, i down tilt che clangano. Oddio. Oh, bravo qua. È molto, molto bravo. Gentleman. Oddio. H. Per un momento credo stesse facendo SD di nuovo. Sì, è vero. Che è down tilt. Ok, ottimo. Bravo, mamma mia. Io adoro il modo in cui ti fa tech chase e ti segue col set B. Sì. La cosa che noto è che non sempre aspetta la roll, ma esatto, a volte va di read e va preventivo e funziona la maggior parte delle volte. Oh no, qui. No, il gyro. Allora, nonostante stesse giocando un bruttissimo giochino contro Rob. Sì. È riuscito con quel multi jab a prendere tempo. Chiaro, è vero, è verissimo. Oh mamma mia, dash attack qua la vedo dura per il diblone robottone. Ridley, okay. Gentleman fa bravo, bello, occhio. Urca vacca, mamma è lì, mia, è lì pronto a cacciare qui con quel oddio. Il down smash e l'up smash. Era un po' un misinput quello, quello era un po' un misinput. 3-1, molto dominante da parte di Gentleman, che si porta avanti.